Hey Kuj, ben ritrovati nel vostro Andrea Link91 su Pokémon Mystery Dungeon, squadra di soccorso DX. Dopo aver completato un lungo viaggio e aver raggiunto Niantic, abbiamo scoperto di non essere noi il Pokémon della leggenda e che non sappiamo però chi è. Inoltre le catastrofi naturali accadono perché devono accadere e non siamo noi il motivo, ovvero non è l'umano il motivo per cui accadono questi problemi. Si torna alla vita di tutti i giorni dopo aver completato un paio di missioni. Insomma, si può andare avanti con la storia. Vediamo cosa accade questa notte. Se si sogna. Ma chi si sogna? Gardevoir? Eccolo, di nuovo quel sogno. È passato un po' dall'ultima volta. Tu sei Gardevoir? Sì, Gardevoir. Ho così tante domande da farti. Perché continui ad apparirmi in sogno? Perché ora questo è il mio ruolo. Vegliare su di te dal mondo degli spiriti. Dal mondo degli spiriti? Sì. La maledizione di Ninetales ricadde su di me invece che sull'allenatore a cui era destinata e mi tramutò in un essere senza corpo. Un allenatore. Vuoi dire l'essere umano di cui parla la leggenda di Ninetales? Essere abbandonati dal proprio allenatore deve essere terribile. Sì, era una persona senza cuore, meschina e falsa. Era contenta mentre ne parlava, perché? Tuttavia, io non lo odio. Cosa non lo odi? Perché? In realtà, non so nemmeno io il perché. Era una persona deplorevole, eppure, per qualche motivo non riesco a odiarlo. Era di certo un tipo difficile, ma aveva anche dei lati positivi. Inoltre, in quel momento ero in preda alla disperazione. In quel momento? Vuol dire quando Ninetales lanciò la maledizione? Sì. Ho dato tutta me stessa per proteggere il mio allenatore dalla maledizione. Quando un allenatore è in pericolo, bisogna sempre proteggerlo. Anche a costo della propria vita. Noi Gardevoir siamo fatti così. Proteggendo il mio allenatore ho compiuto il mio dovere. Perciò sono contenta. Proteggere il proprio allenatore anche a rischio della vita. I Gardevoir sono creature ammirevoli. Ad ogni modo, la forma che ho assunto non mi dispiace affatto. Sono orgogliosa di poter adempiere al compito che mi è stato assegnato. Compito? Sì. Tutti hanno un compito da svolgere. E questo è il mio. Ma anche tu ne hai uno. Per questo ti trovi qui adesso. Per svolgere il ruolo che ti compete. Ed è per questo ruolo che sei diventato un Pokémon. Cosa? Che intendi dire? Ah, un terremoto! No, aspetta! Ho altre cose da chiederti! Beh, insomma, come ha detto Ninetales, non siamo noi la causa dei terremoti e non è neanche l'umano trasformato, ma accadono perché devono accadere. La natura di questo problema è da ricercare altrove. Ci ricordiamo di aver parlato con Gardevoir, mi diceva qualcosa di importante. Sì, devo svolgere il ruolo che mi compete, è per questo che sono diventato un Pokémon. Gardevoir sa tutto, eh? Parlava di un compito che mi è stato assegnato. Chissà a cosa si riferiva. Non lo sappiamo. O meglio, sì. Perché la solfa è sempre quella, salvare il mondo, eccetera, eccetera. Buongiorno, Link. Ah, cos'hai? Qualcosa non va? Ah, ho capito. È per il terremoto di poco fa, vero? Sono in pensiero anch'io, sai? Io e te siamo davvero uguali. La squadra di Alakazam è ancora via. Speriamo che stiano bene. Dicono che Groudon sia quasi invincibile. Ma in realtà neppure Alakazam e i suoi sono gli ultimi arrivati. Dovrebbero cavarsela. Ad ogni modo non possiamo fare molto. La faccenda di Groudon è in mano a loro. Noi da qui possiamo solo aspettare che ritornino. Quindi concentriamoci sulle missioni e facciamo del nostro meglio. Ci sono Pokémon che hanno bisogno di noi. E noi li aiuteremo. Certamente. Ma Wobbuffet e Wynat? Salve, io mi chiamo Wynat, no? E questo è Wobbuffet! Abbiamo messo un annuncio sulla bacheca vicino all'ufficio postale Periper, no? Esatto! Cos'è? Stavo pensando, no? Se per favore ci volete dare un'occhiata. Suolo un'occhiata. Wobbuffet! Va bene. Conto su di voi. Ci si vede in giro, no?
Boh, non lo so. Non lo so se non sei sicuro neanche tu. Che tipi strani. Chissà cosa vogliono. Ha detto che hanno messo un annuncio sulla bacheca. Cosa vorranno mai? Alla foresta Baraonda? Va bene, facciamolo. Non ricordo di particolare cosa accade, però a quanto pare. Abbiamo visto un annuncio in bacheca che chiedeva di dare una lezione a Mankey, se resta vivo di affiggerlo, anche se Pokémon come Gwinett e Wobbuffet non avrebbero bisogno di dare una lezione, non avrebbero bisogno di aiuto, visto che hanno contatore e specchio velo, quindi. Si capisce, no? Wobbio! C'è una banda di Mankey che sta creando scompiglio nella nostra foresta, no? Esatto, dai, danno fastidio alla gente, vai a sapere perché. Hanno sempre la luna storta e attaccano senza motivo. Strani tipi, no? Senza motivo. Già, non è bello. Link, andiamo a vedere come possiamo aiutare, ti va? Allora andate, no? Grazie. Quanti amo su di voi. Il luogo in cui la banda di Mankey sta portando scompiglio è la foresta Baraonda. Da ora puoi esplorarla. Quindi ci aprivano semplicemente la foresta Baraonda. Va bene. La cosa strana è che ancora non ho incontrato nessun covo Pokémon. E questo mi preoccupa. Perché potremmo incontrarlo ora. Il leader di squadra dovrebbe essere Marowak, però dato che mi segnava Link, ok. Ma guarda, facciamo una cosa piuttosto veloce, dai. Oh, attenzione, subito. Ehi, voi che volete? Vi avvisiamo. Noi ci arrabbiamo molto facilmente. Soprattutto quando ci capitano davanti certe facce da citrullo. Facce citrullissime! Comincio già a vederci rosso, ma quella era Primeape. Mi ribolle sangue nelle vene! Ma chi? Ma come? Ma chi? Tutta colpa delle vostre facciacce. Ah, quindi perché siamo dei citrulli, voi vi arrabbiate? Foglie lama per te. Doppio. Aspetta però. Ma ha lanciato il suo compagno contro di noi per farci danno. Ditemi se questo è un Pokémon normale. Vai, fango. Seme bomba. Magari fango bomba. Altro che danni. Proprio nel veleno, li sciogliavamo nel veleno. Wow, calmati! Calmati. Stai calmino, eh. Lo lancia, ma io faccio danno pure così, eh. Non è che mi preoccupa. Wow, però non crepa. Quanto? Ragazzi, ma sono forti forse? Absol, stai calmino, eh. E ci lancia ancora il suo compagno. Oh, sistemato. E uno in meno. Vai, fango. Ma fango è fortissima. Che poi posso anche avvelenarli. Però essendo più forte semibomba, preferivo. Boh, Absol se n'è andato. Purtroppo. Diciamo che Fulmisguardo non aiuta, eh. Ah, brutto danno. Ma crepaci male, per favore. Poverino, deve crepare. Una crepa. Sì, vabbè, però. Guarda un po', Revital Sfera. Chi torna? Chi torna? Eh? Chi è che comanda? Eh? Chi è che comanda? Ce la facevo anche da solo, però. Che botte, sento le campane. Alla fine ce l'avete suonate voi. Sì? Perché così funziona. Allora, Wynat e Wobbuffet, va bene? Sì.
La banda rimanchi in riga. Spero che ora smettano di creare problemi. No, grazie, grazie un mondo. Ottimo. Siamo così pieni di gratitudine che quasi scoppiamo, no? Ah, ora volete la ricompensa, no? Eccovela. Castagna sbucciata come ricompensa. Che sbuccia sta castagna. Una castagna sbucciata. Bella, no? È proprio un'ottima castagna sbucciata. il fatto è che... noi non abbiamo soldi, no? Proprio no. Come ricompensa possiamo dare solo quella. Va bene, no? Va bene così. Le castagne sbucciate ci piacciono da morire. A me no. Buone, ma... no. Preferisco altro. Sono la mia passione. Però anche con qualche soldino in più. Ehi, voi due. Ma i Mankey. Oh, wow. Cos'era? Dite un po', Mankey. Non ci avrete mica seguito fin qui per vendicarvi. Ci hai visto giusto. La vostra è stata la solo fortuna. Nessuno può permettersi di suonarcele. Questa volta non ce la farete. Preparatevi a farvi ridurre in briciole. Li appiattiremo a suon di pedate. Ma chi? Guardate! Una castagna! È vero, è proprio una castagna sbucciata! Che gli è preso? Così, confabulate, confabulate. Ma che fanno? Non so, ma così a occhio e croce direi che stanno confabulando, no? Quasi pare. Insomma, che state complottando? Ok, ascoltate. Abbiamo un favore da chiedervi. Quella castagna sbucciata che avete, ce la dareste? Il fatto è che noi... beh, ecco... adoriamo le castagne sbucciate! Le amiamo così tanto che non riusciamo a immaginare una vita senza! Beh, potete anche raccogliervele da soli. Il bosco è pieno di castagne. Già, però, è che le castagne hanno quel guscio spinoso. Non sapete che male sbucciarle. Finiamo sempre per arrabbiarci. Quindi... dateci quella castagna sbucciata. Faremo ciò che volete, ve ne preghiamo! Che ne pensi, Link? Diamo la nostra castagna sbucciata alla banca di alla banda di Mankey? Alla banca, stavo per dire. Ho una proposta. Ascoltate, Mankey, come ve la cavate con il lavoro fisico? Lavoro fisico? Vuoi dire lavoro di muscoli? Beh, i muscoli non ci mancano. È la voglia di lavorare che scarseggia. Se però in cambio ci date quella castagna sbucciata... D'accordo. Sapete, ci serve aiuto per Sapete? Ci serve aiuto per rinnovare il nostro quartier generale. Il vostro quartier generale? Vuoi dire questa capanna? Proprio così. Questo è il nostro quartier generale. Se ci aiutate a ricostruirlo, vi daremo in cambio la castagna sbucciata. Che ne dite? E confabulano. Ok, ci stiamo. Davvero? Ci aiutate allora? Sì, lasciate fare a noi. Trasporteremo i materiali e finiremo il lavoro in 4 e 48. Però che sia chiaro. In cambio vogliamo quella castagna sbucciata, eh? Anch'io voglio aiutarvi, piccolo Caterpie, da dove vieni? Userò i miei fili di seta per legare insieme le cose. Ottimo. E noi mica possiamo stare a guardare, no? Vogliamo aiutare. Bob ha fatto parlare in questa maniera. E a che pagare solo con una castagna sbucciata pare brutto, no? Ma che è romano è diventato? Molto brutto. Oh, grande, grazie mille, ragazzi. Allora siamo d'accordo. Diamoci una mossa. Al lavoro! All'opera! Parte il flash mob, no? Rinnovo del quartier generale del team Mysterymon, la squadra di Link, ebbe finalmente inizio. Alcuni giorni dopo... ma è ancora un cantiere. Che bello, abbiamo quasi finito! Ottimo lavoro! Amici, grazie per il vostro impegno. Piacere nostro! Però c'è ancora tanto da fare. Ora comincia la parte più difficile. No problem. È vero. Ci resta solo un ultimo sforzo. Ce la metteremo tutta. Vero, Mankey? Ma dove sono? Ah, eccoli. Sono laggiù. Che succede? I lavori non sono ancora finiti. Capirai che ci importa. Che? Ci siamo stufati di sto lavoro. Continuate senza di noi. Sì, basta, buon proseguimento. Anche se in cambio di un'altra castagna sbucciata, forse. Ma dai, ragazzi. Niente castagne, niente lavoro, punto. Questo sì che è un problema, Link. Senza le castagne sbucciate i Mankey non ci aiuteranno con i lavori.
Non ci resta che andare a trovarne altre da dargli. Ce ne ho già una. Il mattino dopo... No, no, tu non hai capito niente. Io ho già una castagna sbucciata. Guarda un po', c'ho la castagna che vi piace tanto. Allora ce l'avete una castagna, sì o no? Oh, finalmente, evviva, una castagna! Su, presto, datecela, vi promettiamo che ci metteremo subito al lavoro. Link apre Rich e consegna la castagna sbucciata ai Monkey. Che poi per un Monkey sarebbe anche più facile sbucciare una castagna che per un... per una rana? Bulbasaur in principio era una rana. Avanti, sfaticati, usate quei muscoli, scattare! Ehi, senti chi parla, datti una mossa anche tu. Ok, ci mettiamo subito all'opera. Trasporteremo i materiali e finiremo il lavoro in 448. Ammirateci all'opera! E così, grazie a un'altra castagna sbucciata, i manchi recuperarono la voglia di fare. E finalmente i lavori per il nuovo quartier generale ripresero. Così, chiodo dopo chiodo, il completamento dei lavori si faceva sempre più vicino. Ma ancora? Un'altra? Ma ve possino. Cioè Marowak sta facendo paura. Sta facendo tutto le... A me hanno addormentato, non posso fare nulla. Ho solo aumentato l'attacco della squadra e diminuito la velocità dei Pokémon avversari con una sfera. Io dormo e Marowak fa tutto quanto il lavoro. Guardalo, che MVP, che MVP! Monkey, abbiamo un'altra castagna sbucciata per voi. E comunque si paga a fine mese. O al lavoro completato al limite, eh. Tanto per la cronaca. I lavori per il nuovo quartier generale ripresero. E alla fine... il nuovo quartier generale venne completato. Eccoci, finalmente! Il gran giorno è arrivato! Link, ci siamo! Ora il team Mystery Mon ha finalmente un quartier generale come si comanda! Guarda che stile meraviglioso! Stare qui a guardarlo per ore e ore! Questo sì che è un quartier generale! E poi ti assomiglia pure, Link! È stata proprio un'idea geniale! Ce l'abbiamo messa davvero tutta! È stata una faticaccia, ma ne è valsa la pena, no? Assolutamente! Grazie amici, grazie davvero a tutti quanti. Sentite un po', giusto per chiarire. Ora che il quartier generale è pronto, non è che non ci portate più delle castagne sbucciate? Beh, ovviamente no, i lavori sono terminati, non c'è più bisogno del vostro aiuto. Grazie di cuore per tutti i vostri sforzi, amici Monkey. Non l'hanno presa tanto bene. E infatti... ma che fate? Ma siete impazziti, fermi! Grazie allo sforzo disperato di tutti per fermare i tremendi manchi, il quartier generale venne salvato. I manchi promisero di non creare più scompiglio in cambio di altre castagne. E se ne tornarono infine nella loro foresta. E così, la caotica costruzione del nuovo quartier generale giunse alla fine. Vediamo un po' il quartier generale, abbiamo una mappa che ci mostra tutti quanti i luoghi, yes, molto carina. Abbiamo un tavolo dove mangiare e della frutta che è sempre buona, mi piace la frutta, sì. Buongiorno Link, abbiamo anche una viuzza fatta di pietre. Oh, quella luce del mattino il nostro quartier generale sembra ancora più bello, vederlo così rimesso a nuovo mi riempie di voglia di fare. Dai Link, anche oggi daremo il massimo delle nuove missioni di soccorso. Insomma, anche questo episodio QG si può concludere qui. È stato un episodio, diciamo, un po' filler. Però comunque sia, costruire il quartier generale era d'obbligo. Quindi, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!